I saggi orientali ci hanno dato preziosi indizi circa il modo migliore per risvegliare la luce che si trova dentro di noi. Tutto ciò che serve è la volontà di farlo. La luce che emerge ci permette di chiarire la nostra strada e persino di essere un faro per gli altri. In questo tempo condividerò con te le azioni che ci permetteranno di raggiungere la meta verso il risveglio interiore, dove risiede la nostra saggezza. Oggi la nostra società ci spinge a trovare tutte le soluzioni verso l'esterno e molto meno nel trovare le risposte dentro di noi. Attraverso questo audio di visualizzazione e di meditazione andremo a cercare le risposte utili al nostro percorso personale, in relazione con la nostra divinità. Connettersi dentro di sé è come cercare una connessione privata tra te e qualcosa di più superiore a noi, e ti invito a lasciare andare i dubbi e alcuni vecchi schemi di pensiero. Se facciamo le stesse cose otterremo gli stessi risultati. È per questo che da oggi potrai risvegliare la tua saggezza interiore, utile alla tua ricerca. Da questo semplice atto possiamo trarre lezioni importanti e costruire una vera e propria saggezza. Questo ti aiuterà a risvegliare la tua luce interiore. Osservare i nostri pensieri, ascoltare la nostra comunicazione e decifrare le nostre convinzioni sono delle funzioni utili per avere maggiore possibilità verso la nostra gestione delle emozioni. Da oggi puoi riscrivere e trascrivere il tuo nuovo copione di vita, aumentando la tua saggezza interiore. Dove ci sono sogni, c'è vita, e dove c'è vita, c'è anche luce. Un modo per risvegliare la luce interiore è concentrarsi sui propri desideri. Ciò implica forgiare degli obiettivi e delle mete alte e perseverare sulla vita per raggiungerli. Vivere per i nostri sogni ci illumina dentro e fuori. È qualcosa che ci invita a migliorarci, a perseverare, a essere più tenaci, ispirare gli altri. Per questo è importante imparare a trovare degli spazi per nutrire il nostro spirito. Questi possono essere fisici o astratti. Sarebbe opportuno per tutti noi prendere del tempo per noi stessi e aumentare la nostra calma interiore, utile per risvegliare e trovare quella luce per la quale possiamo riflettere nel nostro mondo circostante. Tutti noi siamo luce. All'interno di ciascuno di noi abita un saggio, in grado di rendere il mondo un posto migliore. La realtà ci costringe a guardare molto all'esterno e poco dentro di noi. Oggi risveglia la tua saggezza interiore. Bene. Ora iniziamo a entrare dentro la nostra profondità, dove andremo a risvegliare la nostra saggezza interiore. Se non l'hai già fatto, chiudi gli occhi e inizia a respirare profondamente. Inizia a sentire il tuo respiro. Trovati un luogo comodo. Se non l'hai già fatto, è importante fare questo percorso seduto oppure sdraiato, sicuramente. Il modo migliore è essere seduto, perché potrai ricevere migliori informazioni, perché la tua energia potrà fluire in un modo diverso. E se senti il beneficio e il desiderio di dormire, può essere anche un bel percorso, può essere anche un buon risveglio interiore. E lascia che il tuo inconscio, lascia che la tua parte più profonda possa decidere per te. Ma l'importante è che inizi a rilassarti. L'importante è che inizi a sentire completamente l'aria che entra e l'aria che esce. E fai ancora un bel respiro profondo. Prendi aria e lascia andare. Prendi aria e lascia andare. Ed è importante, per attivare la tua guida interiore, lasciare andare i dubbi, lasciare andare quelle domande classiche che ci facciamo quotidianamente, senza chiederci chi sono, cosa devo fare, qual è la cosa giusta per me. In questo percorso è importante ascoltare le tue vibrazioni, è importante ascoltare la tua energia, lasciando che la mia voce e questa musica possa pervadere completamente il tuo corpo
e lasciando andare tutte quelle resistenze che hai accumulato durante la giornata. Ed è essenziale, qui, concentrarti sempre di più sul tuo respiro e sul tuo battito cardiaco. Il nostro cuore sa già che cosa desidera. Dentro di noi sappiamo già come esprimere e ricercare quella parte misteriosa. Dobbiamo semplicemente assecondare i nostri pensieri, le nostre immagini, al fine di scoprire la nostra originalità. È necessario qui lasciare che il campo delle nostre immagini, dei nostri pensieri, possano rimanere in ampio prospetto. È necessario rimanere nel generico, perché qui puoi trovare quel particolare che per te potrà fare la differenza nella tua vita e trasformare la tua vita giorno per giorno in una benedizione. Sì, perché se facciamo le cose mentre ci sentiamo bene, mentre ci trattiamo bene e mentre amiamo noi stessi, la mente sarà immersa in un frastuono di benessere, dove i giudizi e le opinioni possono rimanere fuori da questo istante, lasciarle fuori, e dove puoi creare dentro di te una luce, quella luce che ti rende unica, unico e speciale. Puoi ritrovarla adesso, sapendo che dentro di te c'è quel silenzio, che il silenzio è la chiave verso la tua saggezza interiore. Respira e rilassati con calma. Rilassati sempre di più. Porta la tua frequenza mentale, cerebrale, in uno stato di rilassamento profondo. Come ben sai, se portiamo la nostra frequenza cerebrale sui 7-8 Hz, potranno emergere intuizioni, potranno emergere idee, potranno emergere nuove immagini, in modo tale che potrai stare bene con te stesso, in ogni istante, in ogni luogo. Ora, con calma, con il tuo tempo, ti chiedo di immaginare davanti a te un lago di notte, dove le stelle possano riflettere sull'acqua. L'acqua è calma e la luna riflette su questo lago. Tutto è meraviglioso e intorno a te c'è un bellissimo panorama. E puoi osservare in cielo una stella che brilla di luce propria. È una luce fantastica, la puoi sentire completamente nel tuo corpo, nella tua pelle. Entra direttamente dentro di te questa luce che pervade completamente il tuo corpo. E tu stesso diventi luce. Luce che riflette all'interno di quest'acqua. Intorno a te vedi un'energia fantastica e ti puoi immergere all'interno di questa tranquillità interiore. Respira e lascia andare. Allontana da te tutte quelle resistenze, tutte quelle tensioni che hai accumulato in questo periodo di tempo. Cerca di comprendere che la sensazione più bella che possiamo realizzare dentro di noi è quel benessere innato. E ogni volta che fai questo viaggio, ogni volta che entrerai in questo percorso e ti troverai in questo luogo, attraverso le immagini, sono sicuro e certo che potrai risvegliare la tua saggezza interiore. Resta lì con calma. Ti puoi mettere comoda, comodo, ad osservare tutto intorno a te. E puoi vedere vicino a te un fuoco. Intorno a te senti il calore. E osserva bene, intorno a questo fuoco c'è una persona molto saggia. C'è una persona che richiama la tua attenzione. Ti avvicini a lui con umiltà, con desiderio di sapere, che potrai apprendere, e conoscere e ricercare. Mettiti al suo fianco. Osserva il fuoco. Fuoco che alimenta le tue passioni. Fuoco che alimenta i tuoi desideri e alimenta il tuo nuovo modo di essere. E semplicemente senti l'energia di questo saggio che è accanto a te. Può essere una persona che conosci, una persona nuova, una persona che cercavi da tempo.
e adesso è lì al tuo fianco. Resta lì, in silenzio. Nessuna domanda, nessun pensiero. Osserva e butta via tutti quei pensieri che sono inutili. Resta leggero, leggera. Sei nel tuo mondo in questo momento e questo è il tuo spazio, il tuo angolo di pace. È il tuo angolo dove puoi risvegliare la tua saggezza, dove tutto può nascere. Resta lì, in silenzio. Molte volte il fuoco può alimentare dentro di noi quella voglia, il desiderio di esprimere realmente i nostri talenti, le nostre capacità, e può guarire quello stato emotivo lasciando andare tutte quelle tensioni, quelle resistenze che nel tempo sono state accumulate. Qui è utile ritornare alle tue radici, quelle radici interiori, dove si collegano nella tua natura. Accogli questo silenzio. Lascia che questa percezione possa accompagnarti costantemente anche nelle prossime ore. Questa quiete, lo stato naturale per poter ritornare a esprimere ciò che vuoi e ciò che desideri. E puoi permettere a te stessa e a te stesso di lasciare questo silenzio che possa far emergere delle nuove idee, delle nuove intuizioni. Il silenzio, ricorda. Ricorda molte volte come parli con te stessa, con te stesso. Forse usi delle parole forti ed è un buon momento per osservare davanti a questo fuoco tutte quelle parole inutili che spesso ti dici, che ti racconti, e lasciale andare. Falle bruciare all'interno di questo fuoco e il saggio è lì con te a sostenerti, a darti sicurezza, a darti certezza, a darti forza. E osservi che utilizzando le parole giuste puoi aiutare le persone intorno a te e puoi aiutare anche te stessa, te stesso, e creare le condizioni ideali per la tua felicità, per il tuo modo di esprimere la tua unicità. Ed è molto importante che da oggi inizi a comprendere le parole che dirai. Affidati al tuo sapere. Affidati che da oggi dentro di te puoi risvegliare uno strumento davvero efficace, quello di entrare nel silenzio, entrare nella tua saggezza e restare solo in ascolto. È da lì che puoi trovare le risposte giuste, puoi ritrovare la tua unicità e da oggi questa tua saggezza interiore può diventare il tuo consulente privato. Da oggi puoi trovare le risposte dentro di te, resta ancora in silenzio. Osserva il fuoco. Senti la saggezza accanto a te, senti la saggezza che è dentro di te e sta iniziando a muoversi, sta iniziando a svilupparsi. Respira. E quando senti questa saggezza interiore nel tuo mondo immaginario, puoi vedere che ti alzi e continuare il tuo sentiero, continuare questo tuo percorso. Saluta il saggio e osserva ancora il lago, calmo, tranquillo. Quando si è soli, gran parte dell'energia vitale che si dispiega normalmente nei rapporti con l'esterno, tutta quell'energia sociale, si potrebbe dire improvvisamente è bloccata. E non avendo uno sfogo esterno, rifluisce all'interno. Quindi è un buon momento per recuperare la tua energia. Un buon momento per incontrare quell'idea di risvegliare la tua unicità, la tua saggezza. E quando vuoi, quando senti il desiderio, puoi immaginare questo lago e restare in silenzio e ritornare in questo spazio. Questa sarà la chiave del tuo benessere, entrare nella tua saggezza e restare in silenzio. Il silenzio è il momento per la tua rigenerazione totale. Quel momento di pausa che a volte è necessario per la nostra vita, per il nostro benessere. E lì davanti a te puoi trovare per terra un bastone. Sì, lo puoi prendere, raccogliere
e incidere, disegnare qualcosa sulla sabbia, sulla terra che trovi sotto i tuoi piedi. Sì, puoi incidere qualcosa di importante, qualcosa che può rimanere in questo spazio. È qualcosa utile per te, di produttivo, qualcosa che può essere realmente efficace. Lascia perdere i dubbi, lascia perdere le perplessità. E rilassati in questo processo di guarigione emotiva. Puoi lasciare andare tutte quelle energie che possono aiutare a guarire te stesso e le persone che sono intorno a te, anche l'ambiente dove tu sei, e indirizzare questa energia, sentirla nelle tue mani, sentirla nel tuo corpo. E questa luce che può brillare in ogni istante dentro di te, e sai che può partire dal tuo cuore. E se c'è qualcos'altro che puoi incidere e scrivere su questo terreno, lo puoi fare adesso. Può essere solo una parola. Può essere solo un pensiero. Non è importante. Oppure puoi incidere un disegno, un simbolo. E continua questo sentiero. Continua questo percorso. Vai avanti. Continua. E puoi osservare in questo momento una persona che può esserti in aiuto. Puoi ispirarti con l'aiuto divino. Puoi ispirarti a essere ancora più saggia. Può apparire davanti a te un angelo o una persona altamente spirituale. Ti porta in una nuova dimensione, ti porta in un luogo diverso da tutto ciò che hai sempre visto, sempre visualizzato. E lì può aiutarti a darti tutta quell'energia che serve per te, per questo periodo di tempo, per questo momento. Senti questa energia nel tuo cuore. Senti questa energia nel tuo stomaco. Senti questa energia che ti inizia a proteggere. E se c'è qualche parola, qualche pensiero che vuoi esprimere a questa persona, puoi farlo adesso, oppure semplicemente abbraccia questo silenzio, abbraccia questa energia, abbraccia questa saggezza, abbraccia questo desiderio di sentirti forte. Più ascolti il tuo silenzio, più il silenzio diventa profondo. Ora senti la saggezza che è dentro di te. Senti questa parte di saggezza che vuole esprimersi. Canalizzala dentro di te. Stai iniziando a lasciare andare i vecchi schemi. Stai lasciando andare tutto ciò che non è più importante. Stai iniziando a lasciare andare tutto quello che non è più importante per te. Lascia andare. Lascia andare. Lascia andare tutti gli ostacoli. Ritorna nella luce. Continua a camminare, saluta questa persona, ringraziala e continua il tuo percorso, continua il tuo sentiero, dove puoi iniziare a sentire realmente dentro di te quella voglia di espanderti, quella voglia e il desiderio di rigenerare completamente tutte le tue cellule interiori, perché è un buon momento di recuperare la tua vitalità, recuperare il tuo benessere. Bene, bene, molto bene. Rilassati. È tempo di tornare. È tempo di tornare nel tuo spazio.
tempo di ritornare nel luogo da dove sei partita, partito. Ritorna lì e lascia andare. Lascia andare. Lascia andare i desideri in questo luogo e sai che potranno emergere, fiorire, riaffiorire nei prossimi giorni. E magari ti potranno arrivare delle idee mentre dormi, magari ti potranno arrivare delle intuizioni mentre stai facendo qualcosa che ami realmente. Lascia aperto questo canale di intuizioni, questo canale che ti collega a risvegliare la tua saggezza più profonda. Bene. Al mio tre, porta qui la tua attenzione, in questo spazio, in questo luogo. Uno, senti il tuo corpo, i tuoi piedi, le tue gambe, il tuo bacino. Due, il tuo stomaco, le tue braccia. Tre, e quando vuoi, con il tuo tempo, puoi aprire gli occhi e tornare qui, in questo istante, sapendo che puoi iniziare a percepire la tua vita con una maggiore saggezza, perché abbiamo attivato quella parte interiore che ci ha aiutato a risvegliare la nostra saggezza. Meditare aiuta, rilassarci aiuta, e spesso entrare nel silenzio ci aiuta a comprendere quanta profondità c'è dentro di noi. Oggi, più di prima, so che sei e sarai diventata e diventato più consapevole. Quindi potrai condividere con chi vuoi questo audio. Puoi iscriverti a questo canale oppure visitare il mio sito carlolesma.info. Resto a tua completa disposizione. Scrivimi, potrai lasciare un commento. Ti auguro tutto il meglio.